Salvo. Ciao Anello. Ciao Anello, ciao Salvo. Buongiorno, siamo a Catania, nel negozio L'Oasi del Pescatore, il negozio di Nino Carbone, e siamo venuti a prendere l'esca che oggi useremo a Rocca Romera. E stiamo andando in una spiaggia molto profonda. Di giorno proveremo ad insidiare pettini, tracine, boie, e di sera passeremo ai pagelli. Siamo venuti qui nel negozio L'Oasi del Pescatore per prendere le esche che ci serviranno oggi. Che esche mi hai preparato oggi? Allora, abbiamo preparato la renicola napoletana, il coreano e un po' di gambero congelato. Con l'occasione invitiamo tutti gli amici pescatori a venire qua a Catania a pescare, perché ci sono ottimi posti, ottimi spot di pesca, e quindi sicuramente potrebbe essere un ottimo posto dove pescare. E dimenticavo il filo elastico, perché sennò oggi per il gambero sarebbe impossibile lanciarlo per i pagelli. Grazie, ora ci andiamo a mangiare una bella granita. Ciao Salvo. Abbiamo fatto il video ad Alcamo e ti mangiavi la granita. Ora sei a Catania e ti trovi che ti mangi la granita. Ma allora oggi ne approfittiamo per andare a pesca. Certo che mi piaceva la granita, Paolo. Comunque vengo a pescare, è chiaro, sono i pesci che li prendo. Dopo la granita, uno spuntino veloce veloce, linguine a riccio e risotto di mare. E con questo abbiamo concluso, spero. E ringrazio tantissimo Nino, Oasi del Pescatore, che ci ha portato in questo ristorantino a fare dei, come dire, dei piccoli spuntini. Tanto per star leggeri. Tanto per star leggeri, io più tardi mi corico. Eccoci qua, sulla spiaggia di Rocca Romera. Alle spalle si può vedere la Calabria. La spiaggia di Rocca Romera sarà teatro dei campionati italiani di surf casting 2014. Vi parlo della canna, la Sirenia MN. La Sirenia MN è una canna che segna il confine tra il light surf e il beach leggering. È una canna costruita in tre sezioni. È con vetta unica in carbonio, è realizzata con carbonio CX2 Nanotech dalle superlative prestizioni in fase di lancio, pur mantenendo una sensibilità di una beach. E gli anelli sono in SIC con ponte in titanio, super leggeri, la placca è in Fuji Gold. La canna è disponibile in tre lunghezze, 4,20, 4,50 e 5 metri, tutte con grammatura 100 grammi. In questa canna ho abbinato un mulinello a dir poco fantastico, il Vertex è un mulinello costruito interamente in alluminio, con 7 cuscinetti in acciaio inox, super leggero, molto affidabile. L'XPS
tappe leader, è un filo ottimo per il safe casting, mi permette di raggiungere ottime distanze, non ho mai avuto problemi. Ok, mi sembra che c'è il pesce, molto probabilmente qualche pettine. Questa canna era lanciata abbastanza fuori, intorno agli 80-90 metri. Non mi sbagliavo. Rombetto sopra, pettine sotto. Questi sono i pesci che con molta probabilità di giorno escono in questa spiaggia. Il nostro obiettivo è i pagelli, che a buio in questa spiaggia ne usciranno tanti. Piccolo pettine con arenicola. Abbiamo appena cominciato. Per le boghe in linea di massima a giorno chiaramente si pesca molto sottile, si va dal 12 fino al 14, ovviamente fluorocarbon. Amo massimo 7, da poter anche innescare il gambero. A buio invece si alza un po' di diametro, si alza anche la numerazione dell'amo, che è intorno all'8-9. Sempre gambero, ma vanno bene anche gli anellidi. Adesso proviamo ad insidiare qualche lecciotta col flotterino dello 0,4 mm. Ho lanciato a una distanza di circa 15 metri, dove ci saranno 3 metri di fondale. C'è qualcosa, sicuramente qualche lecciotta. Qualche lecciotta e la rilasciamo. Come potete vedere, da Catania sono venuto a trovarci anche Nino Carbone. Purtroppo la taglia delle lecce stella è davvero molto piccola, quindi monterò la Cassiopea a 200 in modo tale da raggiungere distanze più importanti per insidiare qualche pesce diverso dalle lecciotte. Ecco poi una bella tripletta, abbiamo un pesce piatto giù, un pagello nel mezzo e un pagello fragolino su in alto. Sparato fuori all'impossibile. La canna che ho montato è la Cassiopea MN2. È tra le mie preferite. È una canna che mi aiuta tantissimo nel lancio. E in queste spiagge serve veramente lanciare fuori, perché il pascolo dei pagelli a volte è molto lontano. La canna è realizzata in carbonio CX2 Nanotech, dalle prestazioni pressoché paurose. La vetta è stata modificata. Adesso monto una vetta tubolare che aiuta notevolmente le prestazioni di lancio. Peppino ha in canna un bel pesce. Dai Peppino, e qui i pagelli fragolini raggiungono un bel peso, io ne ho preso uno tempo fa di 700 grammi, ma questo mi sembra ancora più grosso. Ha montato dei fili sottili, quindi molto probabilmente potrebbe rompere. Un altro probabile pesce qua è la tanuta, che ultimamente si va pescando molto facilmente. E l'ha perso. Che si è sbamato, ragazzi.
Ho montato lo Xenos 10.000, un mulinello di progettazione giapponese. Monta 5 cuscinetti più 1, in acciaio inox. Si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La bobina è in alluminio. Essendo molto larga, aiuta la fuoriuscita del filo, facendolo allineare con gli anelli. È un bel pettine. Peppino dice attenzione che questo morde. Il filo che ho imbobinato è il Longast Saltwater, un filo studiato per la pesca sulla lunga distanza. È un filo siliconato, morbido e con pochissima elasticità. È un filo di colore giallo. Abbiamo un bel fondale perché si tira tanto filo il piombo. Facciamo un innesco con l'arenicola. La Sirenia MN, pagello fragolino, esca arenicola, popappino sempre 04. La Trabucco mette in cormeccio pure i popa stick MN in 3 colorazioni, io sto usando la 04 di colore rosso. Adesso a buio ho montato dei flotter luminosi, i più luminosi che ci sono in commercio. Guardate, basta che con una lampada UV vado a illuminarli, spengo la luce e vedete che rimangono accesi tipo delle lampadine. Adesso con questi flotterini proviamo ad insidiare qualche boga. Io sto ancora a pensare a quel pesce, stanotte non dormo. Ti penserai a lungo anche? Molto a lungo, molto a lungo. Quanti chili è già diventato secondo te? No, ma io ho il braccio che automaticamente avviene il peso. Quando ferro già so automaticamente, comunque era un pesce più di 2,5 kg, sì. Sicuramente avrò una boga. Vediamo se i flotterini hanno fatto il suo lavoro. Coppiola di pagelli. Più buio fa, più grossi diventano. Qui è Marco, un ragazzo che sto seguendo personalmente nel surf. Bravo, un bel pagellino. Fallo vedere. Quest'anno andrà a farsi l'under 16. Lanciato abbastanza fuori, monoamo per cercare di raggiungere qualche metro in più. Un pagello,
oggi la taglia non è il massimo, lo rilasciamo, ma perlomeno ci stiamo divertendo perché ne abbiamo presi tanti. Dopo pranzo è arrivato un acquazzone, siamo arrivati in spiaggia un po' tardi, ma con ciò sempre siamo riusciti a fare qualche pescetto. Peppino ha perso un bel pesce, si è slamato, pazienza Peppino. La taglia dei pagelli che speravamo non è arrivata, però abbiamo fatto un bel numero di pagelli. Ringrazio tutti, Nello, Marco, Nino, Peppino, per la splendida giornata. Ci vediamo la prossima volta sempre sulle spiagge siciliane.